Ciao a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video sul mio canale dedicato alla cucina. Nel video di oggi non solo vi darò due ricettine spettacolari per preparare dei risotti, ma a fine video con i soliti consigli vi darò delle dritte e trucchetti per realizzare qualunque risotto a regola d'arte. Oggi ho preparato il risotto alla zucca, cremoso e saporito, un must a casa mia. E poi il risotto al radicchio e gorgonzola, che già dal nome fa capire tutto. Ma per preparare un buon risotto ci occorre un buon brodo. Regola numero uno del mio professore alle superiori. Vediamo come si fa. Risotto alla zucca. Ma perché piace sempre a tutti? La mia versione è semplicissima, ma quando lo faccio va a ruba e finisce subito. E adesso passiamo alla parte raffinata di questo video. Risotto radicchio e gorgonzola. Che dire, appunto, raffinato e scioglievole. I could hold you once again, 'cause I'm scared of feeling lost tonight. When I wake up, it's you that I think of. It's true, it's so obvious, but I'm holding back because you don't want me like I want you. You don't feel me like I feel you. Oh no. And I must confess that you don't touch me like I touch you. Never blush, baby, when I kiss you, but you don't. And I must confess that I wish I'd find someone new and forget about you. 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 Mm-hmm.
Eccoci qua a fine video con i consigli sulla ricetta. Come sapete, a me piace personalizzare qualunque preparazione. Anche per il risotto alla zucca ho tre versioni da proporvi: risotto alla zucca mantecato al tartufo. Quando ho amici o ospiti particolari a casa, preparo risotto alla zucca mantecato al tartufo. Qual è il mio segreto? E questo è un burro aromatizzato al tartufo che ho preparato io in casa. Mio fratello un giorno mi ha portato dei tartufi, quello nero estivo che costicchia un po' di meno ed è perfetto da grattugiare. L'ho grattugiato come fosse un limone e mescolato a questo burro. Ho realizzato dei dadi come questo, lo conservo in congelatore e quando ne ho bisogno ne tiro fuori la quantità che preferisco. Ci avevate pensato? Un altro abbinamento che a me piace moltissimo con il risotto alla zucca è quello dell'aggiunta dello zafferano. Oltre a dare il sapore caratteristico, rende il risotto di un giallo ancora più intenso. Ed è facilissimo, basta una bustina sciolta nel brodo. Vogliamo aggiungere una parte croccante nel risotto? Fate rosolare in padella della pancetta tagliata fina e aggiungetela sopra il risotto. Veramente colpo di grazia. Per il risotto radicchio e gorgonzola, pochi sono i consigli perché è perfetto così. Però potete sostituire ad esempio il gorgonzola, se non vi piace, con il taleggio o un altro formaggio morbido a vostra scelta. E fare un'aggiunta particolare a questo risotto, semplicemente con della granella di noci sopra. E finalmente adesso posso darvi qualche dritta su come preparare qualsiasi risotto a regola d'arte. Innanzitutto il brodo. Io ho usato un brodo vegetale che è universale per tutti i risotti, ma se vogliamo dare un gusto in più a un particolare risotto possiamo preparare un brodo di carne o un brodo di pesce, come avevamo preparato il risotto alla crema di scampi, vi ricordate? La tostatura. Tanti si chiedono perché bisogna farla. Per dirvela in soldoni, è un processo che permette al chicco di riso di rilasciare l'amido, che è quella sostanza che poi fa fare la cremina, piano piano durante la cottura. Facendo così il chicco rimane bello al dente e non si sfalda, come quando facciamo il riso bollito. La tostatura possiamo farla con l'olio, senza olio, con la cipolla, senza cipolla, con il vino bianco, senza vino bianco, non succede nulla e viene buonissimo lo stesso. A fine cottura del riso, quindi quando mancano all'incirca 5 minuti, avviene la mantecatura. Il risotto è quasi pronto. Se vogliamo renderlo bello cremoso, andiamo ad aggiungere del formaggio grattugiato, del burro o, come nel caso del risotto radicchio e gorgonzola, non ho messo né burro né parmigiano perché avevamo come formaggio il gorgonzola. Quindi dai, da questo punto di vista è anche più light questo risotto, no? No, vabbè, ok. Anche questo video purtroppo è finito, ma non vi preoccupate perché ci rivedremo presto con un nuovo video e una nuova ricetta. Io vi invito come sempre a lasciare un like, commentare, condividere, iscrivetevi al canale come sempre. Se avete dubbi, domande, scrivetelo qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo sui social ad un prossimo video con una nuova ricetta. Preparate questi risotti e mandatemi le foto. Ciao!